Benvenuti al TG delle buone notizie mezzo pieno. Da postino a direttore dell'ufficio postale. Davide Salomone, 42 anni, da una settimana è diventato direttore dell'ufficio postale di Rocentro. La sua storia alle poste inizia 16 anni fa, quando con casco e motorino consegnava la posta nelle case della città. Qualche anno dopo fa un concorso e diventa sportellista. Lavora con passione e continua a studiare per migliorarsi. Ne è valsa la pena e le sue capacità vengono notate. E viene promosso direttore dell'ufficio postale più grande del Nord Milano. È una buona notizia perché ci dimostra che ci si può sempre migliorare. A Padova, il disegno progettato da 13 ali del liceo artistico Modigliani è stato scelto per la copertina del numero di febbraio della prestigiosa rivista scientifica Nature Astronomy. Le studentesse hanno dovuto disegnare la locandina e il logo per l'evento Extreme 19, che è molto famoso per super specialisti di astrofisica. Le ragazze contente hanno così commentato la loro esperienza, dicendo che è stato un grande arricchimento dal punto di vista artistico e nel confronto con materie diverse. Un'ottima notizia per l'alternanza scuola-lavoro. Oggi parliamo di un'uscita di un nuovo libro scritto da Cristina Arcuri, 12 bambini affetti dalla leucemia. Tutto sono storie come quella di Manuel, che in ospedale veniva chiamato il rompiscatole, perché ai medici chiedeva sempre il motivo, veniva somministrate le varie medicine e il perché. O come ad esempio Elenia, che a causa della malattia non aveva i capelli e allora aveva una sua parrucca che continuava a fare le acconciature e l'aveva chiamata Giuditta. Tuttora Manuel è un cuoco, invece Elenia va all'università e nel libro viene trattata soprattutto la loro rinascita dopo questa malattia.